Mi sembra che lei abbia colto qualcosa, ha detto qualcosa di appropriato, di giusto, nel senso che anche fuori dal mondo c'è un luogo di lavoro centrale, c'è una solitudine, c'è una vetrata, anche lì, non vi ricordate? Anche a me piace, proprio non riesco a fare a meno di mettere qualcosa che si interpone il personaggio, il suo sguardo, no? Mi piace vedere una vita in primo piano, una seconda vita, un po' come se fosse Velázquez, no? Non so se avete presente Las Meninas o qualcosa del genere. Mi piace che ci sia sempre questo dentro e fuori, questi due piani dell'esistenza. Sicuramente c'è questa cosa, cerco sempre di trovare, ecco, forse rispetto a fuori dal mondo, il fuori è molto importante qui, no? Questo è quello che accade al di là della vetrina, che è un po' qualcosa che rispecchia un po' lo sguardo, le illusioni anche del personaggio interpretato da Riccardo, no? Su com'è il mondo. È un po' come se vedessimo lo schermo televisivo, come se vedessimo la propaganda, la rappresentazione falsa del mondo, no? E che ci si illude che forse lì dentro risiede la felicità, la giustezza delle cose che vengono dette, l'allegria. Abbiamo delegato a questa vetrina che governasse su di noi invece. Quindi la solitudine personale del personaggio che ha un cuore in inverno, a quella solitudine si accompagna quest'altra solitudine che è quella di voler essere dentro la vita, no? Di voler, di uscire da questo nascondiglio, no? Che anche Riccardo, quando lei dice: "E tu dove ti sei nascosto?" Dietro quella vetrina, dice Benedetta, no? Con la tua gamba zoppa, dove vedi cose che non esistono, no? E anche un'altra volta dice: "Chissà perché non vedo le stesse cose che vedi tu", no? Quando c'è quella ragazza che mostra il cartello. E diciamo che in questo film, Fuori dal mondo, c'era un'idea che riguardava più specificatamente i personaggi, però anche le scelte, no? Non abbiamo più scelte che hanno a che fare con l'eternità, no? E mi sembrava che la suora fosse un'eccezione in quel caso. Io sento che noi abitiamo più di prima in accampamenti provvisori, non abbiamo più le grandi ideologie, non abbiamo più qualcosa che ci definisce da vicino, stiamo perdendo anche la nostra specificità, la nostra cultura, la nostra tradizione, i nostri valori, la chiesa al centro del villaggio, direbbe qualcuno, il campanile. Ecco, mi sembra che in generale lo sguardo di Luciano soffra di un mondo che sembra conformista, no? Dove neanche l'ombra del dubbio, anche solo l'ombra del dubbio era una colpa, dove anche solo l'essere sospettati di qualcosa era già sufficiente perché quell'essere sospettati significava già un reato, no? Significava già una ghettizzazione. Forse Luciano comprende di essere nei due mondi, perché sta un po' di qua e un po' di là, e quindi gestisce anche e teme che il personaggio di Benedetta possa qualche volta manifestarsi, apparirsi o essere. Ora, ovviamente, tutto questo ce lo consentiva il fascismo e quel periodo storico. Però, ecco, penso che il dubbio sia la base della conoscenza. Si parte dal dubbio. In un mondo dove tutti pensano che la Terra è piatta, se non ci fosse stato qualcuno che avesse avuto qualche dubbio, no? E che avesse cercato una risposta a questa senza intuizione non si sarebbe stata conoscenza, staremmo ancora lì. E quindi, secondo me, il dubbio è la forza di questo paese, la forza della democrazia, il dubbio, le parole dette coram populo, proprio apertamente, la discussione, la partecipazione dal basso, il ritrovare il senso della nostra vita non solo come consumatori, ma come artefici, ma sempre animati da un'idea di che la persona che la pensa diversamente di me mi rassicura, è una garanzia per me, perché se anche la peggiore persona può esprimere la sua opinione, questo per me è una garanzia che siamo in una società libera. Ecco,
Allora io non dico che questa non sia una società libera, questa lo è, in gran parte lo è, però i tempi che viviamo, insomma, non sono tempi che ci lasciano tranquilli. Decliniamo come vogliamo questa cosa qua, decliniamola nei modi più diversi, nella scuola, nelle cose che dovunque voi vogliate, però cominciamo a non essere presi di sorpresa dalle cose che accadono, cominciamo a prevederle, cominciamo a poterle in qualche modo anche evitare.